Oggi ti insegnerò una strategia per raggiungere dei risultati straordinari in 4 passi insegnata dai bambini. Ebbene sì, i bambini raggiungono risultati veramente straordinari in poco tempo. Ma lo fanno per istinto o perché utilizzano delle strategie veramente efficaci? O molto probabilmente perché utilizzano queste strategie veramente efficaci istintivamente. Effettivamente è così, ma abbiamo la possibilità di imparare da loro qualcosa di veramente straordinario. E quando ti spiegherò bene questa strategia, ti renderai conto che la possiamo applicare tutti quanti. Sei pronto per questo video? Benvenuti in Belle di Coaching! Molti dicono che questa parte mia, un po' per presentarti la mia community, è troppo lunga. E allora ti dico subito, iniziamo perfettamente con il video. Ma tu, non fregartene, iscriviti al canale, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Oggi parliamo di una strategia veramente efficace per raggiungere qualsiasi tipologia di obiettivo, ma insegnata dai bambini. I bambini imparano a camminare in pochissimo tempo, partendo praticamente da zero, non gattonano neanche. Imparano una lingua o al volte più lingue veramente in pochissimi anni. Io conosco dei bambini che sono già poliglotti, nel senso che parlano più lingue a 5-6 anni perché hanno avuto degli stimoli particolari dai genitori o dalle esperienze di vita dei loro genitori. Imparano a chiedere e a gestire con le emozioni le loro vittime preferite, i genitori. Poi imparano a utilizzare lo smartphone molto più velocemente di moltissimi adulti. Imparano dei giochi, imparano a stare in società, imparano a interagire con gli altri bambini con le altre persone. Insomma, imparano tantissime cose in pochissimo tempo. E c'è una grande notizia. Anche io e te siamo stati bambini. E caspita, non ce lo ricordiamo manco più. Siamo stati bambini e abbiamo imparato tante cose in poco tempo. Abbiamo vinto le nostre sfide e quindi siamo dei vincenti. E purtroppo ci siamo dimenticati di quante strategie conoscevamo e soprattutto come applicarle, ma possiamo comunque applicarle nuovamente. E questo è l'obiettivo di questo video, quello di insegnarti questa strategia e questi 4 punti fondamentali per farti ottenere qualsiasi risultato tu voglia. La prima strategia è: i bambini sono disposti a cadere 100 volte. Per imparare a camminare forse un po' di più, se sei un genitore lo sai. Come fa un bambino quando deve imparare a camminare? La prima cosa che fa è si mette in piedi. Già quando si mette in piedi fa wow, è bello il mondo da quassù. Fa un passo e cade. Poi si rialza, fa un altro passo e cade. E così avanti, cade. A volte a un certo punto inizia a fare, fa un passo, due, tre e cade. A quel punto un adulto avrebbe pensato, non ci sono riuscito, sono caduto. Il bambino ha pensato, wow, ho fatto 3 passi. Questa è la grande differenza. Sono disposti a cadere tante volte. A volte facendosi male, a volte piangendo, a volte il genitore deve cogliergli dietro perché sta cercando di evitare di fargli far male. Anche perché da genitore inizi a vedere tutti gli spigoli della casa, tutti i posti dove lui si può far male e cerchi di evitarlo. Però io non ho mai visto un bambino che fa, non ci sono riuscito, è troppo difficile per me, non ci riuscirò mai. Mai. Non hai mai visto un bambino fare in questo modo? Ovviamente. Perché è disposto a cadere 100 volte. Le persone che ottengono successo sono disposte a cadere, a farsi male, a sbagliare tantissime volte. Questo è il primo grande insegnamento. Il secondo grande insegnamento è che hanno una gestione dell'errore serena. Vediamo i bambini quando imparano a parlare. Imparano a parlare, secondo te, con un eloquio molto forbito? Oppure imparano a parlare spiaccicando le parole, dicendo solo parte delle parole? A volte non si capisce neanche cosa stanno dicendo. E parlano e dicono una valanga di parole, tutte sbagliate. Ma stanno lì a dirsi, ah caspita, ho sbagliato un'altra volta. Eppure se li correggi 100 volte, loro per 100 volte continuano a ripetere. Voglio raccontarti un aneddoto molto simpatico della mia nipotina Ada. Lei è piccolina proprio e appassionata di olive. Tanto che gli piacciono queste olive. All'inizio non sapeva dire oliva, faceva illolà. E noi tutti quanti ridevamo perché è bellissimo il lollà. A un certo punto ultimamente sono venuti a mangiare dai nonni e a un certo punto mia mamma ha cacciato le olive e noi abbiamo detto il lollà e lei ha fatto no zio Maio, si chiama oliva.
Wow, mi ha corretto. La cosa fantastica è che lei dopo un po' ha imparato a dire oliva, ma non ha mai pensato che la correzione fosse oddio, ho sbagliato. Sono disposti a sbagliare tante volte per imparare. Non hanno la logica del giudizio. Non ho mai visto un bambino dire da oggi in poi sto zitto perché le mie parole non escono in maniera perfetta dalla mia bocca. Tantissime persone non imparano a parlare un'altra lingua per paura di sbagliare. Non fanno delle cose importanti per paura di sbagliare. Quindi, secondo il grande insegnamento, hanno una gestione dell'errore serena. Terzo insegnamento è un atteggiamento. Innanzitutto i bambini sono curiosi. Qualcosa di nuovo? Oh, bello, straordinario. Allora vogliono capire fino in fondo che cosa sta accadendo. Poi sono motivati. Molto motivati, troppo motivati, a volte vanno fino in fondo a tutti i costi, anche a costo di farsi del male, anche a costo di andare contro quello che il papà gli ha detto, ovviamente. Tre, si divertono, imparano e si divertono. Perché una persona per imparare qualcosa di nuovo ora la deve fare in maniera seriosa? A scuola tutti seriosi, cosa c'è? Si impara divertendosi. Nei miei percorsi di coaching, anche quando vado a lavorare in situazioni molto delicate per superare delle difficoltà anche molto dolorose emotivamente, io lo faccio con un percorso di coaching divertente, perché si impara molto di più divertendo. Ce lo insegnano i bambini. Poi vivono completamente nel presente. Completamente e assolutamente nel presente. E a volte diventa così tanto assoluto quello che stanno facendo che tu li chiami e loro non ti sentono proprio. Stanno così concentrati sul loro giochino che tutto il mondo esterno scompare. Questo totale focus, questo focus completamente assoluto gli permette di ottenere risultati straordinari. E infine sull'atteggiamento loro esultano. Quando fanno qualcosa di buono esultano. Infatti quando imparano a camminare, dopo un po' che iniziano a camminare, danno degli urli di gioia perché hanno ottenuto un risultato. E spesso esultano anche quando non hanno raggiunto un livello altissimo, basta che hanno avuto un miglioramento. Infatti io spesso ripeto, festeggia i miglioramenti. Quindi il terzo insegnamento è questo atteggiamento speciale. Il quarto insegnamento sono determinati. Vanno fino in fondo, a tutti i costi, ahimè. E noi genitori lo sappiamo, ma tutti a tutti i costi. Mi ricordo un episodio di mio figlio che voleva un giochino, ma noi dovevamo uscire da lì a poco tempo e quindi non potevo prenderglielo. Glielo spiego, ma lui ovviamente non voleva sentire ragioni. Volevo quel giochino. A un certo punto inizia a piangere, a urlare disperato. Quando piangeva per cose futili, io prendevo, mi alzavo, me ne andavo, facevo altre cose. Lui ha visto che quella strategia non funzionava, piangere con me, torna, mi porta la pallina con cui noi giochiamo, mi dà la pallina, io prendo la pallina, allora qui gioco con la pallina e dopo un po' fa, ma mi prendi quel giochino? Determinati, fino in fondo, provano tante strategie diverse, fino in fondo. Quindi il quarto insegnamento sono determinati, sono assolutamente determinati per andare fino in fondo in quello che vogliono ottenere. Questi sono quattro grandi insegnamenti dei bambini, ma come ti dicevo prima, anche noi siamo stati bambini. Magari ci siamo dimenticati di queste strategie che già utilizzavamo istintivamente, ma possiamo riprendere a utilizzarle quotidianamente per ottenere i nostri risultati. Infatti, la prima cosa fondamentale, devi essere disposto a cadere tante volte e a rialzarti sempre con nuovo entusiasmo, festeggiando i miglioramenti, non festeggiando solo l'obiettivo finale, festeggiando i miglioramenti. 2. Una gestione serena dell'errore. Vuoi imparare qualcosa di veramente importante, vuoi fare qualcosa di veramente importante, devi essere disposto a sbagliare n volte per n che cresce. Poi atteggiamento ottimale. È fondamentale essere curiosi, motivati, vivere completamente nel presente, esultare ogni volta che riusciamo a ottenere un miglioramento e divertirci nel processo. E infine una forte motivazione fino al raggiungimento dell'obiettivo finale. Questo ci hanno insegnato i bambini oggi. Mi auguro che questo video ti sia piaciuto e se ti è piaciuto metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e io ti do un abbraccio affettuoso. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!